Come diceva De Kooning, no? Che lui dipingeva dei quadri, il quadro più grande non doveva essere più grande della capacità di prenderlo con le braccia, no? Quindi doveva essere in grado di spostarlo con le braccia aperte. In realtà io ne faccio anche di molti più grandi e a volte spostarli, montarli è abbastanza complesso, anche intelaiarli da soli a volte è un gran lavoro. Oltre alla testa, la pittura è un luogo in cui ci si sporcano le mani. Questa è un'altra componente, un'altra prerogativa importante, no? E credo che il futuro del mondo sia nelle mani. È importante riconsiderare le mani. Sono un pittore sicuramente, lo si vede anche insomma dal contesto. La pittura è una cosa che mi appartiene, che amo, di cui ho bisogno e che guida e indirizza parte della mia vita assolutamente. Insieme a questa però ci sono degli aspetti che mi appartengono altrettanto fortemente come quelli legati alla mia professione di maestro di sci, quindi la montagna come un territorio, come un ponte di connessione tra culture, tra popoli. La lettura, del territorio, la lettura delle stratificazioni del territorio e le connessioni, quindi che ne derivano con le persone, con le comunità, quindi quella connessione tra antropologia e geologia. Il quadro è un pretesto, è un dispositivo visivo che dovrebbe poi portarti a vedere oltre l'immagine che contiene. Utilizzo in alcuni casi l'arte come strumento di coesione e di ponte tra me e certe comunità, non sempre con la pretesa che quell'azione rappresenti un'opera artistica, ma che rappresenti un attivatore su cui poi costruire pensiero, costruire visioni, costruire qualcosa che nel mio caso porterà ad un quadro e in altri casi e per altre persone può portare ad un percorso che magari non conoscevano. Perché l'arte può essere solo anche un processo visionario individuale, no? Però al di là di questo processo individuale, intimo e visionario, può essere semplicemente un'azione dell'autore. L'opera di per sé stessa ha una sua vita, avrà una sua vita, si diffonderà a suo modo con chi ne entrerà a contatto. Queste sono delle plastiche che io ho raccolto in Marocco, nei sentieri, abbiamo fatto un'operazione di pulizia anche con i ragazzi dei villaggi, e poi queste plastiche le ho dipinte praticamente, utilizzando anche dei minerali e delle colle. Le ho chiamate ice painting perché rappresentano quasi delle lastre di ghiaccio, perché il ghiaccio è qualcosa che appartiene alla mia vita, sia dal punto di vista professionale legato appunto alla montagna e allo sci, ma anche perché per me il ghiaccio è un po' un archivio di memoria del pianeta, un archivio che raccoglie stratificazioni di milioni di anni. Questi sono tutti i vari colori, questi sono colori a olio, acrilici, sono un po' mescolati, anche la tavolozza stessa, a volte le tavolozze sono delle opere eccezionali. I miei libri. Qua ce ne sono tre qui, eccoli. C'è da dire l'approccio ai libri dipinti, anche cataloghi di grandi artisti del passato che sto facendo, hanno un contenuto ironico. In questo caso avevo iniziato su questa rivista che si chiama Modern Painters, partendo dall'idea che alla fine sono solo un pittore moderno. E neanche quest'idea di contemporaneità, no, che a volte non mi appartiene, ma così come anche ho visto a New York, specialmente un grande ritorno al modernismo nella cosiddetta pittura contemporanea. E ho iniziato quindi a fare queste riviste che poi piano piano si costruivano, si formavano e mi sono reso conto che raccontavano e raccoglievano quelle esperienze che poi in questi anni ho vissuto. Questa, come ho detto, è Mother Painter,
sono quasi tutte riviste d'arte, poi, in un certo senso, no? Che giocano su più piani e su più aspetti. Questa è invece flash art, la famosa flash art. Farle richiede molto tempo per comunque una materia delicata da trattare, la carta, il supporto. Si deve asciugare bene, bisogna stare anche in un momento di felicità per comunque fare dei bei lavori per raccoglierli insieme. E si alternano varie storie legate sicuramente alla montagna. L'aspetto umano è una cosa che mi appartiene molto. Questa è diventata la copertina di un libro sulle migrazioni e confini. E anche qui c'è, in questo caso, in questa rivista in particolar modo, a volte ho lasciato emergere alcuni contenuti della rivista, no? In alcuni casi ho dipinto di più, in questa in particolar modo ho lasciato emergere un po' di più e ho giocato anche un po' su questo aspetto di questo gommone di migranti che arrivano e ironicamente c'è scritto: ma a loro piace l'arte.